Pagliese quindi ancora una volta presente, ancora una volta pericolosa nell'area di rigore del Cittanova. Siamo alla mezz'ora qui a Campagna, è sempre 0-0 il risultato. La testa di Pingue, poi Mallardo mette palla a terra a cercare Ripoli, mantiene il pallone in campo, subisce un fallo da di piedi, abbastanza nervoso l'attaccante del Cittanova, si becca il cartellino giallo. Calcio di punizione per l'Abbati Pagliese. C'è Follera sul punto di battuta. Prova a premere ora l'Abbati Pagliese. Follera, insomma Mallardo al limite. Stop un po' difficile di Mallardo. Riesce comunque in qualche modo a servire Sasso. Chiamato fallo però il direttore di gara. Si arrabbia Mallardo, voleva meglio forse questo pallone. Fine calcio di punizione per il Cittanova, abbandona la sua area di rigore Di Matteo per battere, c'è il tentativo comunque di far distendere un po' la sua squadra, anche per perdere un po' di tempo. Il rilancio di Di Matteo nella zona di piedi, gioca di sponda, centrale c'è Troisi che allontana. Poi vanno a duellare Ripoli e Montesano, alla meglio il calciatore del Cittanova, pallone dentro per Conversi che però è in posizione di fuorigioco e quindi calcio di punizione per l'Abbati Pagliese nella propria area di rigore. Non cambia il parziale qui a Campagna, sempre 0-0 tra Abbati Pagliese e Cittanova. Follera vicino per Troisi, pallone lungo, cercare Cataruzzolo, la testa di San Marco, sui piedi però di Panico. Due uomini su di lui, prova ad andare via in velocità Panico, Calarco lo chiude, alla fine allontana Gaudio, poi Sasso verso Sparano, retropassaggio per Troisi, di prima il pallone verso Cataruzzolo, si intromette Panico in area di rigore, Panico, pallone buono, Panico dentro a cercare Mallardo, la chiusura in calcio d'angolo di Audino, ha peccato di generosità Panico, guadagnato questo corner, lo seguiamo, Panico, bel pallone dentro, testa di Sasso, palla alta. Ancora una volta Abbati Pagliese pericolosa con Saverio Sasso, ha impattato bene di testa, saltato praticamente indisturbato il numero 4 dell'Abbati Pagliese, sfera però di poco, non di tanto, alta sopra la trasversale della porta difesa di Matteo, proprio di Matteo ora va la battuta nella zona di Carbonaro tutto solo verso Ripoli, poi Pingue viene messo giù, calcio di punizione, ha commesso fallo Paonessa. Accelera le manovre Sasso, 33 minuti di gioco, 0-0 il risultato. Sasso scambia contro Isi, chiede velocità a mister Viscido. Panico, partito Sparano, Panico è costretto a fermarsi, serie di finte e manda a vuoto Paonessa. Pallone dentro per Sparano, ha chiuso però Calarco. Poi prova a ripartire il Cittanova con Iannazzo, costretto a fermarsi, però va a dargli fastidio Sasso. Chiede e ottiene l'1-2 con Montesano, proprio Iannazzo, si va a portare sulla corsia sinistra. Si allunga però un po' troppo il pallone. Alla fine Abbati Pagliese che guadagna una rimessa laterale con Sparano, cercare Panico, via di forza Panico, in mezzo a tre calciatori un po' difficile venire fuori da lì, alla fine subisce fallo, sgambetto di Paonessa, calcio di punizione per l'Abbati Pagliese che è costantemente nella metà campo del Cittanova. Sasso sul punto di battuta, chiede che venga rispettata la distanza, uno sguardo al centro, preferisce però appoggiare vicino per Pingue, manda a vuoto di piedi, l'appoggio poi per Follera. Follera da la sfera a Sasso, tra le linee per Panico, è partito Sparano, pallone un po' troppo lungo, l'intenzione non era male. Panico che sta giocando leggermente più centrale, quasi a ridosso delle punte, delle due punte, Cataruzzolo e Mallardo. Mallardo chiede a Panico di rimanere lì, di rimanere alto per questa rimessa laterale. Calarco con le mani dietro per Gaudio che allontana, ma vuoto Follera, non Carbonaro, bella sventagliata di Carbonaro per Panico, posizione regolare, Panico punta Calarco, si butta nella rigore, serie di finte, il suo cross è deviato ancora una volta in calcio d'angolo, ma quando sta bene Panico davvero è un'arma in più per l'Abbati Pagliese, punta costantemente l'avversario, crea la superiorità numerica. Terzo corner per l'Abbati Pagliese. Panico, pallone tagliato dentro sul secondo palo, non ci sono casacche rosa, si complica un po' la vita al Cittanova, alla fine spara via Audino,
Pallone fuori, rimessa laterale per la Battipagliese davanti alla banchina del Cittanova. C'è Carbonaro con le mani. Si fa vedere Mallardo, prova a sorprendere l'avversario alle spalle. Guadagna palla Mallardo, pensa al cross, lo effettua. Bella palla questa per Cataruzzolo che prova il tacco. Un po' esagerato, giustamente, questa giocata di Cataruzzolo. E il Cittanova riesce a guadagnare palla e ripartire ora con Calarco sulla corsia sinistra. L'appoggio per Di Pedi è corto, arriva Pingue a togliere palla. Poi Sparano si ferma, ragiona un po', gioca palla a terra bene per Sasso, l'appoggio vicino è per Pingue, cambia gioco dall'altra parte per Mallardo, non gioca per niente male questa Battipagliese. Ripoli punta all'avversario, si ferma, pallone dietro per Carbonaro, centrale per Sasso, da questi per Pingue, uomo alle spalle, Pingue se ne accorgia e ritorna su se stesso. Pallone dentro per Cataruzzolo, spalla alla porta Cataruzzolo, aspetta il taglio di Sparano, arriva il pallone un po' troppo profondo forse per Sparano, prova a chiudere Calarco, lottano i due, non è Calarco, è Gaudio, alla fine Gaudio allontana, sui piedi di Pingue però, ancora Battipagliese a premere, manca solo il gol a questa squadra onestamente, manca solamente il gol alla Battipagliese che sta davvero stringendo alle corde il Cittanova. Sparano a questa rimessa laterale, si fa vedere Sasso, Sparano non sa chi darla, pallone troppo difficile per Panico, alla fine Calarco allontana nella zona di Follera però che è tutto solo e può ragionare. Follera prova il cambio gioco dall'altra parte a cercare Ripoli, su di lui c'è Todaro, non ce la fanno però entrambi a raccogliere il pallone, si riprenderà con una rimessa laterale per il Cittanova Interpiana. 36 minuti di gioco in questo primo tempo e 0-0 il risultato. Battipagliese che sta creando una manovra molto avvolgente, deve cercare comunque di concretizzare quanto di buono nel gioco sta facendo Troisi con il tacco verso Follera. Sul pressing di piedi deve toccare verso Loccisano che effettua il rilancio a centrocampo, c'è solo Pingue che può appoggiare il pallone per Carbonaro sulla sinistra, da questi per Follera, lungo per Ripoli, spalla alla porta, Ripoli riesce a giocare questo pallone dentro per Mallardo, un po' in difficoltà, ora va Gaudio, alla fine Mallardo allunga il braccio e mette giù il numero 6 del Cittanova commettendo fallo, calcio di punizione per il Cittanova già battuto. Paonezza tiene palla, supera di slancio Sasso, pallone vicino per Iannazzo, cambia il gioco a cercare Conversi, c'è la buona chiusura di Carbonaro che allontana questo pallone direttamente in rimessa laterale. Siamo davanti alla panchina di Mesiti, con le mani c'è Todaro a cercare ancora una volta Paonessa che in pratica è un po' il cervello di questa squadra. Ancora Todaro in difficoltà sul pressing di Mallardo, deve appoggiare il pallone dietro dove Di Matteo non può controllarlo con le mani e allora tentenna più di qualche secondo Di Matteo prima di effettuare il rilancio, gli va a dar fastidio ora Cataruzzolo e allora Di Matteo va al rilancio a cercare come sempre Di Piedi, nella sua zona ci sono Carbonaro e Follera, proprio Follera allontana, si alza un campanile, Carbonaro a duellare con Di Piedi, sì l'ho spintonato, calcio di punizione per il Cittanova, calciatore che fa grande movimento questo Di Piedi, cercarsi sempre lo spazio. Siamo al 38esimo, 7 minuti al termine più recupero di questo primo tempo e 0-0 il risultato, più Battipagliese che Cittanova nel gioco e nelle occasioni. Paonessa sul punto di battuta, chiede e vuole che venga rispettata la distanza il capitano del Cittanova. Paonessa alla fine scambia vicino con Sommarco, proprio Paonessa, tocco sotto a cercare il taglio di Todaro, pallone lì, il suo cross c'è, alla fine in sforbiciata allontana Pingue, Cataruzzolo bene di testa per Mallardo, lo scambio proprio per Cataruzzolo, vediamo se riesce ad andare via in velocità Cataruzzolo, in mezzo sta arrivando di gran corsa Mallardo, Cataruzzolo punta all'area di rigore, serie di finte, alla fine si perde il pallone alle sue spalle e gli leva il pallone Gaudio, si trascina però la sfera fuori. Rimessa laterale per la Battipagliese, sta arrivando Carbonaro con le mani. Si fa vedere Carbonaro a cercare Mallardo, è corto questo pallone. Allora arriva Pingue al rimorchio, l'appoggio vicino per Sasso. Si fa vedere Sparano, eccolo qui servito il terzino bianconero che punta all'area di rigore. Sparano si butta dentro, prova la conclusione, contrata. Propositivo il terzino della Battipagliese. È Paonessa che ora prova a far ripartire i suoi, c'è la chiusura però di Follera. Poi Troisi mette palla a terra, ragiona ora Pingue. Apertura è buona per Panico, può puntare Calarco.
Panico si accentra, ancora Panico, il sinistro non è il suo piede, non riesce a concludere, allora Pingue, la palla è per Sasso che è in posizione irregolare secondo la decisione di De Luca di Aprilia, quindi calcio di punizione per la Battipagliese, 5 al termine più recupero, calcio di punizione per il Cittanova, Matteo Di Matteo, sparano di testa, riesce a servire Panico, appoggio per Sparano, pallone dentro, vediamo Gadaruzzolo se riesce a colpire di testa, non ce la fa, alla meglio Audino, alla fine Calarco, mette palla a terra ora il Cittanova con Son Marco, il suo rilancio è contratto da Sasso, ma che va in pressing alto Sasso a dar fastidio alla ripartenza del Cittanova, che ha difficoltà a ripartire, allora ruba palla a Troisi, l'appoggio vicino per Pingue, tiene palla Pingue, aspetta il movimento dei suoi compagni di squadra, preferisce poi dare dietro a Troisi. Suggerimento per Panico, la sua sponda di testa è errata. Allora leva palla a Giannazzo, sbaglia l'appoggio, allora guadagna palla Pingue. Appoggio a destra per Sparano, preme in questo finale di primo tempo la Battipagliese. Panico, è partito Sparano, la palla è per lui, è buona Sparano, il cross dentro, Mallardo di testa. Non riesce a dare precisione al suo colpo di testa. Allora Ripoli, dietro per Carbonaro, ancora Battipagliese. Attenzione che ha perso i sensi forse, qui Sparano, lo vediamo a terra dolorante, il gioco e l'attenzione un po' di tutti, adesso va proprio su Sparano, uno scontro con Calarco, ora rimane a terra Gennaro Sparano, terzino destro della Battipagliese. Sono entrati il dottore Aldo Costanza e il massaggiatore Pasquale Leonardo a sincerarsi delle condizioni di Gennaro Sparano. Ci siamo un attimo impressionati vedendolo inerme praticamente a terra, poi ha cominciato a muovere piano gli arti, ci siamo leggermente tranquillizzati. Ora per fortuna riesce a rialzarsi il calciatore ex Nola. Spiega un po' cosa è avvenuto al dottore, è costretto ad abbandonare il campo Gennaro Sparano, quindi Battipagliese momentaneamente in 10 su questa chiusura di primo tempo, ancora un'occasione quella vista pochi istanti fa con Peppe Mallardo sul bel cross di Sparano, ora il Cittanova restituisce palla alla Battipagliese, quindi si può riprendere a giocare, 2 minuti e mezzo alla fine di questo primo tempo, stiamo assistendo ad una bella Battipagliese a dire il vero. Ora è Troisi che apre il gioco per Sasso in questa inusuale posizione di terzino proprio per coprire il vuoto lasciato da Sparano. Ora Follera dietro per Loccisano, il suo rilancio è corto però Carbonaro prova ad allungarsi, non ce la fa, poi un po' di confusione, mette ordine Troisi, chiede aiuto e supporto a Sparano che è appena rientrato, quindi ristabilite la parità numerica. Il lungolino di Sparano per Cataruzzolo, si fa vedere Panico, la palla è per lui. Panico in mezzo a 3 calciatori, va un po' in difficoltà, alla fine subisce fallo, spinto alle spalle da Sommarco. Calcio di punizione per la Battipagliese, ultimi sprazzi di primo tempo. Pingue in mezzo a 3 calciatori, si va a chiudere un po' in un imbuto. Alla fine alla meglio il Cittanova che può uscire palla al piede con Paonessa, subisce fallo da Sasso, calcio di punizione per il Cittanova. Paonessa apre il gioco per Todaro, lo va a pressare Mallardo, Todaro tocca dietro per Gaudio, da questi per Audino, tiene palla Audino, non sa chi darla e allora scambia ancora con il suo compagno di reparto, lancio lungo, cercare come sempre di piedi, c'è Follera bene in anticipo, poi Ripoli si scontra involontariamente con un avversario, si gioca un po' di confusione lì, alla fine Ripoli che commette fallo secondo il direttore di gara, ricordiamo essere il signor Campo di Trapani. Calcio di punizione per il Cittanova, siamo negli ultimi sgoccioli praticamente di questo primo tempo, aspettiamo se e ci sarà e quanto sarà il recupero, mancano 30 secondi al 45esimo. Pallone dentro, Sparano di testa, un po' in difficoltà, va a mettere e a regalare praticamente un corner al Cittanova. Un retropassaggio un po' rischioso di Sparano. Nel frattempo aggiungono aggiornamenti anche dagli altri campi, mentre vediamo il sindaco.
1-1 tra Messina e Dacchi, 2-0 per Pallastolo sul San Biagio, Cireale, Valle Greganica, 1-0. Seguiamo il corner del Cittanova. Paonessa dalla bandierina, di piedi a dar fastidio lì sul primo palo. Perde più di qualche secondo il Cittanova per battere questo corner di piedi, la sponda centrale, la palla rimane lì, alla fine è Troisi che allontana. Un po' in affanno ora la difesa bianconera, rimane in attacco il Cittanova, a dargli fastidio Panico proprio su Paonessa, va via in velocità, alla fine si trascina la palla fuori il capitano del Cittanova. C'è il calcio di punizione, la rimessa laterale, chiedo scusa, per la Battivagliese, già battuta Pingue. L'appoggio è per Ripoli, sta arrivando Carbonaro, Ripoli si scontra con Di Piedi che gli leva il pallone in modo regolare, poi va via sulla sinistra a cercare Carbonaro, a dargli fastidio a Carbonaro che lo ferma in modo pulito, rilancia poi a cercare Mallardo, c'è la chiusura però del Cittanova, poi Paonessa dentro, Troisi allontana, ancora Cittanova che guadagna questo calcio di punizione con Paonessa, batte veloce il Cittanova, si deve però ripetere. Si deve ripetere però la battuta del calcio di punizione. Saranno 2 minuti di recupero. Quindi fino al 47esimo minuto si andrà avanti in questo primo tempo che vede le due squadre ferme sullo 0-0. C'è il Cittanova Interpiana ora che è in attacco. Questo calcio di punizione, il solito Paonessa sul punto di battuta. 3 uomini in barriera per la Battipagliese. Panico, Sasso e Cataruzzolo. Vediamo un po' Paonessa se pensa a battere a rete o scodellare dentro direttamente in porta, pallone che termina però senza problemi sul fondo. Era ben appostato comunque l'Occisano. Al rilancio di l'Occisano cercare Panico, viene fermato in un istante, poi Panico comunque riesce ad andare via in velocità, il lungolino a cercare Cataruzzolo, fa sportellate con un avversario, Cataruzzolo mantiene il possesso del pallone, l'arbitro però con la Battipagliese in attacco dice che va bene così e quindi finisce qui il primo tempo. Ponesta protesta la Battipagliese, ma nulla di fatto, finisce qui il primo tempo con il risultato di 0-0.